Seconda giornata di lauree stamani al Polo Tecnologico Neuromed Università La Sapienza di Roma. A passare in rassegna davanti ai docenti della commissione di laurea, 40 nuovi tecnici di radiologia. Sono dei ragazzi relativamente fortunati perché, avendo potuto completare il loro corso di studio in questa struttura, si trovano ad aver fatto pratica su apparecchiature di altissimo livello, sia per quanto riguarda la medicina nucleare, sia per quanto riguarda la risonanza magnetica, avendo addirittura a disposizione un'apparecchiatura da 3 Tesla. Se poi aggiungiamo a tutto questo che abbiamo anche la radiologia intervenzionistica, quindi escono fuori con un bagaglio, con una pratica estremamente facile poi da riposizionare sul mercato. Qualcuno cerchiamo di posizionarlo noi, più meritevoli, diamo una borsa di studio e cerchiamo di trattenerli, ma molti dei nostri ragazzi, direi quasi tutti fino a un anno o due fa perlomeno, sono riusciti comunque a trovare una collocazione lavorativa più spesso al nord e sempre con grande soddisfazione, devo dire. Un consiglio per chi volesse intraprendere questa carriera, insomma, perlomeno questo percorso accademico. Il consiglio è quello di cercare ovviamente di incuriosirsi il più possibile su tutte quelle che sono le nuove metodiche, cercare di fare anche qualcosina che non può fare qui, per esempio radioterapia. Noi abbiamo mandati a studiare a Roma, al Policlinico dove c'è la radioterapia, e naturalmente quello di essere disposti eventualmente a liberalizzarsi sul mercato del lavoro, quindi chiaramente accettare opportunità. Ormai è una laurea europea questa, quindi in tutta Europa ha validità legale, quindi essere disposti anche a muoversi un po' per cercare una collocazione migliore dove poter poi mettere in pratica il livello di professionalità che, devo dire la verità, è discreto assolutamente.